Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera, sono le ore 18:48, dunque benvenuti al notiziario dell'ISTE in collaborazione con Unione Italiana di Fiume in studio Massimo Bonella. In primo piano si è tenuta lunedì presso la sede della Comunità degli Italiani di Pola la 13ª sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana. L'Assemblea ha promosso i bilanci consuntivi per il 2017 del Centro Ricerche Storiche di Rovigno e dell'ente giornalistico editoriale Edit di Fiume, nonché la proposta di prorogare fino a nuova nomina il mandato degli attuali membri nei consigli di amministrazione espressi dall'Unione Italiana per consentire alla futura Assemblea, che verrà eletta con le prossime consultazioni, di scegliere i nuovi rappresentanti dell'Unione Italiana nei citati organismi. Approvata pure la proposta del Presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, in merito alla data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e della Consulta dell'Unione Italiana, nonché del Presidente e del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, si voterà il prossimo 8 luglio. Sono state affrontate le questioni che riguardano il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, il GDPR, e degli elenchi elettorali, argomenti che gravano sulle consultazioni 2018 in seno dell'Unione Italiana. In seno all'Unione Italiana. In merito al GDPR, scusate, al GDRP, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremula, ha affermato che sono state contattate delle ditte che si occuperanno di redigere dei protocolli ad hoc per l'Unione Italiana e per le comunità degli italiani interessate. Sono infine state accolte due mozioni, la prima avanzata da Floriana Bassanese Radin, che respinge e rifiuta iniziative referendarie che mirino a ridurre i diritti civili e democratici delle manovre nazionali e delle minoranze nazionali e dei loro legittimi rappresentanti nel Parlamento della Repubblica di Croazia. Su iniziativa del vicepresidente dell'Assemblea Paolo De Marine, invece, è passata la richiesta rivolta alla regione istriana affinché vigili, controlli ed effettui un monitoraggio preciso sull'applicazione del bilinguismo visivo per quanto riguarda la segnaletica stradale e negli enti e uffici di sua competenza. L'Università Popolare di Trieste ha pubblicato la graduatoria dei progetti per la Comunità Nazionale degli Italiani finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. I fondi saranno ripartiti tra 24 beneficiari per complessive 43 attività. Per quanto concerne le richieste avanzate dall'Unione Italiana, è stata esclusa la voce inerente il fondo promozione, ovvero i mezzi destinati alle spese di gestione e delle attività istituzionali dei sodalizi italiani in Croazia e Slovenia, ed è stato inoltre dimezzato il fondo di riserva dell'Unione Italiana. Sono stati invece approvati i percorsi formativi per gli alunni delle scuole elementari e le iniziative sportive delle comunità. Tra le attività istituzionali e i progetti ammessi ai finanziamenti vi sono quelle del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, della Facoltà di Studi Interdisciplinari dell'Università di Pola, le sezioni di italianistica delle Università di Fiume e Pola per l'AIES e la Can Costiera di Capodistria, per il Consiglio della Minoranza Italiana della Regione Istriana, per le Sebenussi di Rovigno, per la scuola d'infanzia Pinocchio di Zara, per la biblioteca civica di Pola, per la SAC Lino Mariani di Pola e per la Pietas Iulia di Pola. Le proposte delle comunità italiane approvate sono quelle di Abbazia, Cittanova, Rovigno, Pisino, Zara, Pola, Verteneglio, Spalato, Lussin Piccolo, Draga di Mostiena, Parenzo e Fiume.
Vediamo anche un'altra notizia che riguarda più la Slovenia. È iniziata ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni politiche. Sono le 19:53, questa è Radio Saius TV, state ascoltando il notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Abbiamo ancora altre notizie, dunque Umago, celebrazioni della giornata della città e il 73° della liberazione. Domenica ad Umago si è svolta la celebrazione della giornata della città e il 73° della liberazione presso la sala del Teatro Cittadino. La serata è stata ricca di musica, video, esibizioni e interventi incentrati sulla celebrazione del successo della città, divenuta una delle più sviluppate e vivibili della Croazia e anche una rinomata meta turistica. Abbiamo ora una notizia da Capodistria: giovedì 10 e venerdì 11 maggio il Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi vi invita all'evento centrale e interistituzionale La famiglia dei nobili grisoni del Comune di Città di Capodistria in occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Abbiamo ancora una notizia da Trieste, sabato 19 maggio alle ore 12:30 a Trieste, presso il teatro Silvio Pellico, si svolgerà la nona edizione della rassegna Teatrando, dal rione alla città, all'Europa, con il fine linguistica, scusate, con il fine giustifica i mezzi, tratto da Gli esami non finiscono mai, di Giuseppe Costa, libero adattamento e regia di Amina Dudine. Parteciperà il gruppo teatrale Junior della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. Dunque, ancora una notizia così di servizio per coloro che ci ascoltano dall'Alto Adriatico. Appuntamento su Radio Rai, sede regionale del Friuli Venezia Giulia, ogni mercoledì alle ore 16. Il programma Sconfinamenti sulla frequenza in onda media di AM 936 kHz e anche in streaming su sedefvg.ra.it con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sempre Sconfinamenti è disponibile anche in podcast. Alle 19:55 termina qui il nostro notiziario Istria Oggi. Vi ricordo l'appuntamento perché è a frequenza settimanale per il prossimo mercoledì, sempre agli stessi orari. E altresì vi ricordo le repliche tutti i giorni alle 19:45, escluso il martedì. È veramente tutto, grazie per averci seguito, grazie alla regia a Treviso, che abbiamo di turno Treviso questa sera, quindi la regia centrale Rosario Moreno, notiziario che è andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. In studio Massimo Bonella, buonasera. Thank you.